Perché allora si è scelta una strada che deforma la regola di base, cioè il modo in cui si deve cambiare la Costituzione? Perché dietro c'è un secondo pensiero, quello di cambiare la forma di governo accentrando progressivamente nelle mani di pochi il potere di governo di questo Paese, quindi in realtà demotivando le persone a partecipare, diminuendo il ruolo del Parlamento. Allora, ieri c'è stata una presentazione un po' distorcente, sono garbato, perché queste sono cose su cui tutti siamo d'accordo. Il dissenso è sulla procedura, che non era assolutamente tale da dover essere seguita, perché se avessero già cominciato in questo modo saremmo, come si dice, un pezzo avanti, e invece ancora siamo impigliati in conflitto. E che la Costituzione abbia bisogno di aggiustamenti laddove la macchina è un po' usurata anche dal tempo, senza dubbio. Ma quando si dice voi siete conservatori perché state difendendo gli articoli sull'eguaglianza, sul lavoro, l'articolo 1 alla Repubblica Democratica fondata sul lavoro, qualche tempo fa si voleva cancellarlo questo articolo. Adesso nessuno osa fare questo tipo di proposta, perché la forza delle cose, anzi i drammi delle persone, hanno rimesso il lavoro al centro, non solo in Italia, al centro della politica dovrebbe esserci il lavoro. E quindi oggi fare riferimento all'articolo 1 ha questo significato, l'eguaglianza. Ma l'ultimo rapporto Istat, io lo ricorderò, abbiamo in Italia 14 milioni di poveri, poveri assoluti e poveri relativi. Il 22% della popolazione. Questo è il tema dell'eguaglianza. Allora, non sono discorsi astratti. Vogliamo provare a prendere la Costituzione dalla parte giusta, per renderla funzionale da alcune parti, ma per difenderla senza nessuna esitazione nelle parti fondative. La Costituzione è un progetto di società e questo è quello che si vuole abbandonare. Intenzioni ce ne sono tante in giro, anche, come dire, manifestate in modo piuttosto opposto misero, perché quello che è avvenuto in questi giorni francamente è anche imbarazzante. Che ci sia un tentativo, perché Letta ha usato una parola molto impegnativa, questo non è più un governo di servizio ma è un governo politico. Che cosa vuol dire? Potrebbe voler dire è un governo che politicamente è più coeso, potrebbe però voler dire quello che dicevi tu, e cioè ormai abbiamo trovato un'alleanza più larga. E questo che cosa lascia intendere? Che probabilmente dopo questa vicenda berlusconiana si cercherà di creare un altro tipo di partito per stabilizzare, depurato dal berlusconismo, però questo tipo di... E io non è che sono del tutto tranquillo per quanto riguarda... Io mi auguro che riusciamo a liberarci di Berlusconi, perché altre volte ci siamo andati molto vicini ed è stata, come dire, la debolezza degli oppositori che gli ha consentito di risorgere. Questa volta la cosa è un po' più complicata, perché è il suo stesso mondo che si sta frantumando. E però in che modo ne usciamo? Ne usciamo con una stabilizzazione in sostanza verso il centro. Questo è il punto, che io non lo vedo come ragioni ideologiche, ma perché in questo momento questo che sta accadendo non mi convince. Non mi convince anche politico, perché i grandi temi non... Letta ha indicato tutta una serie di singoli provvedimenti, però non vedo la prospettiva. E poi devo dire sinceramente, una maggioranza, ieri mattina, quando si diceva chi capeggia al Senato questa sorta di scissione di sostanza, c'erano tre nomi: Formigoni, Giovanardi e Sacconi. Ora, queste sono persone che rispetto ai grandi problemi sono esattamente all'opposto, il problema della moralità. Ma Formigoni è stato costretto a dimettersi dai suoi, è una persona indagata, possiamo portarlo come riferimento se c'è una maggioranza politica, lui è un riferimento. Ma Giovanardi, omofobo, razzista, e in più autore di quella legge sulla droga per cui c'è un referendum che ha firmato addirittura Berlusconi,
Allora è questo un altro riferimento. Sacconi è stato quello che in modo più tenace ha ostacolato l'azione dei sindacati e ha visto il mondo del lavoro solo dal punto di vista dell'impresa. Allora, se questi sono gli esponenti di un nuovo pezzo, io sono molto inquieto, detto sinceramente. Beh, addirittura l'alternativa al berlusconismo è chi comincia a fare delle altre cose, perché Berlusconi io mi auguro che scompaia, ma la regressione culturale e civile che lui ha indotto in questo paese sarà difficile da superare. Costume, abitudini, abbandono della moralità, queste sono cose pesantissime che hanno finito con mettere tutti in difficoltà. L'idea molto sbrigativa, pensate alla storia dell'IMU, che sono 5 mesi che ha bloccato l'azione di governo, ma perché io devo vedermi esclusa l'IMU sulla prima casa? Io non è che sono una persona ricca, ma sono in condizione di pagare. Allora perché questa operazione molto demagogica, nel senso che è giusto eliminarla in tutta una serie di situazioni, e poi questo però si rivela un regalo a chi ha più disponibilità? Da una parte è un'operazione che certamente deve evitare che le persone che oggi sono più in difficoltà di ieri ne abbiano ulteriori di problemi e di difficoltà, ma dall'altra è veramente nella linea degli anni passati, in cui invece di fare una rigorosa politica anche nei confronti di chi ha più disponibilità e in realtà non contribuisce come dovrebbe alla vita del paese, a cominciare dall'evasione fiscale, la logica è sempre quella. Quindi dobbiamo uscire da tutto questo e avere orizzonti un po' più grandi. Questo me lo dovete dire voi. Dalle notizie che io ho, serve molto più in cioè oggi è più importante in Calabria che non in altri luoghi. Ritornare a che cosa? Ritornare a quelli che sono i principi del vivere civile, alla rappresentanza politica, alla liberazione da qualsiasi potere, criminale o no, che sia un potere però incontrollabile, esercitato solo nell'interesse di chi ce l'ha in mano. Questa è la situazione. Purtroppo abbiamo avuto forme di contagio, non voglio essere polemico, in Calabria, perché ormai il Consiglio regionale della Lombardia, vedete che il Consiglio regionale del Lazio, sono stati travolti, ecco, forse qualcosa bisognerebbe cominciare a travolgere anche qui. Possiamo dire di avere una Costituzione meridionalista? Nello spirito di chi l'ha scritta, sì. Perché l'idea della, in primo luogo, dell'eguaglianza, e di un'eguaglianza che deve rimuovere gli ostacoli, questo era il fondo della Costituzione. E poi, bene o male, devo dire che i governi del dopoguerra, che erano i governi ma che erano anche incalzati dall'opposizione, perché allora c'era uno spirito comune, ma i governi di quegli anni fecero la riforma agraria ebbe un'importanza particolare in Calabria, per esempio, per tutto quello che riguarda il latifondo, la riforma, la cassa per il mezzogiorno, che per molto tempo fu uno strumento importante. Poi tutto è stato travolto dall'idea clientelare e anche dalla cattiva amministrazione, lo dobbiamo dire sinceramente, che qui come sono state usate le risorse, non voglio fare polemiche, quindi non imputiamola alla Costituzione. La Costituzione aveva dato un'indicazione che per un certo periodo è stata seguita, aveva cominciato a produrre effetti, e poi, ma insomma, la Calabria è piena, come dire, di cimiteri industriali, da quando uno entra da Castrovilla in giù fino a Saline Ioniche, che c'ha? Posti dove sono arrivati con una industrializzazione di rapina, prendere il denaro pubblico, fare un capannone e scomparire, e tutto questo è avvenuto. Quindi ci sono grandi responsabilità dei ceti dirigenti locali e nazionali, ma non lo imputerei alla Costituzione. Ma questo quando io ho fatto riferimento, ma se, certo che serve, ci sarà una ragazza, ne parlavamo prima, straordinaria, che lavora
su questo terreno e parlerà lei che è migrante, non sarò io a dover. Dobbiamo, un'altra idea che abbiamo è che devono essere i soggetti reali a cominciare a prendere la parola. Quando io non ho nominato né Gustavo Zagrebelsky né la mia amica e grande combattente Lorenza Carlassà, perché noi, per carità, ma lì ci deve essere il mondo reale che sta facendo queste cose. Non ci sarà Gino Strada perché è tornata a operare a Khartoum, ma lui ha in Calabria un suo ambulatorio mobile, ha detto io l'ho fatto per i migranti, ma mi ha detto sai che ormai il 20% sono gli italiani che non possono pagare il ticket. Allora questi devono parlare. Parlerà Cecilia Strada, che è la figlia, parlerà Landini, parlerà Don Ciotti, parlerà quelli che vivono la precarietà. Non dobbiamo essere noi a raccontare, io parlerò 10 minuti e se potessi non parlare sarei più contento, devo dire, perché vuol dire che si è rimessa in movimento una società e non soltanto chi ha la possibilità di scrivere un articolo sul giornale. Va bene, mettiamoci a